Ciao, benvenuta, benvenuto! Siamo al frantoio del Casone e stasera sono in veste di Master Grill. La domanda di stasera è questa: sai qual è la parte migliore, la ciccia più buona per fare una giusta fiorentina? E soprattutto, sai come cuocerla bene? Bene, prendo riferimento, abbiamo qua la signora fiorentina costata il filetto, informissima, con 30 giorni di frollatura. Bene, secondo Pellegrino Artusi, grande gastronomo, scrittore, autore del famosissimo libro La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, nel capitolo 556 tratta la bistecca alla fiorentina. Lui diceva nel lontano 1891, quindi qualche anno fa, che la parte migliore della bovina, innanzitutto deve essere femmina, una vitella sotto 24 mesi, quindi nei primi 2 anni di vita deve essere macellata. Poi ironizza molto nel dire che se queste vitelle potessero parlare sicuramente non sono poi così fanciulle, anzi avranno anche preso qualche marito e fatto qualche figlio. Questo perché alla fine dell'Ottocento venivano macellate dei bovini che erano alla fine della loro vita produttiva, quindi vecchie o da lavoro. Bene, oggi macelliamo femmine entro 24 mesi, quindi il primo step è avere una ciccia giovane, tenera e molto buona. Passando poi al discorso della frullatura, quindi alla stagionatura, dopo Artusi si sofferma sulla cottura, quindi nel fare questa bistecca fiorentina su una brace ardente. Questa è la brace ardente, ora c'è il maiale sopra e qua c'è il fuoco. Quindi metterla sulla brace ardente senza salarla prima. Quindi lui dice, Artusi dice, Pellegrino diceva, diceva qualche anno fa, metti la bistecca sulla brace ardente e sala e pepala solo alla fine. Portala addirittura a tavola con un pezzo di burro. Sì, un pezzo di burro. Oggi non lo facciamo, però lui diceva così. Bene, dice di non salarla prima, assolutamente. Non può essere salato prima questo pezzo di carne, perché altrimenti il fuoco la rinsecchisce. Cioè tira fuori tutti i succhi, tira fuori tutta la sua succulenza. E addirittura Artusi sconsigliava di condirla prima la fiorentina, cioè di non usare olio o altri prodotti, perché altrimenti prenderà un difetto che lui definisce la moccolaia, cioè un difetto organolettico, gustativo, olfattivo, che richiama un sentore di unto, di grasso bruciato, una schifezza praticamente. Quindi sconsiglia proprio di ungerla prima. Bene, i master grill di oggi invece alcuni, ci sono due scuole, c'è chi preferisce dare una citronella di olio prima, perché è comunque un conduttore di calore che aumenta la velocità nella reazione di Maillard, e chi no, chi decide che comunque il semplice grasso della bistecca fiorentina faccia tutto. C'è da dire, a discapito di Pellegrino, che nel 1891 l'olio sicuramente non veniva prodotto come oggi, che non ha difetti organolettici, cioè un olio prodotto con i macchinari moderni, è un olio fruttato e quindi non prenderà mai il puzzo di moccolaia. Ti saluto, abbiamo finito, ciao, ti aspetto al frantoio.